Una strategia che possono utilizzare le donne per sedurre, soprattutto nella prima fase, per attrarre ed acquisire rapidamente potenziale, è quella dell'esca erotica, dell'esca sessuale. Cioè devono, diciamo, come bombe sexy, nel senso di essere estremamente femminili, estremamente seducenti. Quindi vaporose, profumate, sensuali, seducenti, in modo tale da indurre l'uomo ad inseguire e concedere limitatamente e comunque sempre un po' di meno, diciamo, rispetto alle esigenze. È importante, diciamo, comunque creare una tensione sessuale ed appagare un pochettino. In modo tale che venga sempre più fame, non deve essere un appagamento eccessivo. E la cosa importante da fare è che dopo questo, diciamo, questa escursione sessuale, questa escalation, diciamo, quando si arriva a un rapporto completo, un rapporto intimo, anche qua la strategia è quella di dare tutta se stessa, diciamo così, in modo tale da far provare fantasie, sviluppare fantasie che magari si sono colte, diciamo, durante il flirt precedente e fuggire subito dopo, cioè fare quello che spesso fanno gli uomini. In questo caso attrae molto questo perché va a interrompere uno schema. L'uomo inizia a dire, va, ci sono andato a letto, adesso lei è sparita, si vede che in qualche modo non l'ho soddisfatta, va a ferire in qualche modo il suo orgoglio maschile e quindi inizierà ad inseguire. E da questo inseguimento si inizieranno a porre dei vincoli. Questi vincoli permetteranno di accrescere piano piano il potenziale. È un po' una strategia, diciamo, che va a ricalcare il modello maschile, interrompendo quindi il suo schema e andando a destabilizzare fortemente l'orgoglio maschile, si lancia una sfida alla quale i maschi non sanno resistere, si coinvolgono molto velocemente e molto rapidamente. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, seguitemi anche sul blog seduzionevip.com. Ciao!